ricevuto la telefonata del presidente Mattarella. Se non avessi visto lo 06 e la persona che mi ha chiamato dicendo che mi avrebbe passato il presidente Mattarella, non ci avrei creduto. Una telefonata bellissima, dico solo che ha seguito il festival ieri sera, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso, ovviamente è la sua telefonata che mi commuove, presidente. È stato un omaggio semplice, come nel nostro stile, ma fatto veramente con il cuore. E poi ha avuto piacere ricordare in effetti quella serata per lui bellissima alla Bussola Domani, ovviamente, perché ha assistito a una cosa che poi purtroppo non si è neanche più verificata, quindi lui, essendo un grande fan di Mina, ha gradito veramente questo nostro omaggio. Insomma, io lo ringrazio di cuore, grande presidente, quindi grazie a questo gesto, grazie molto buono. Sono veramente felice, felicissimo. Era importante la serata di ieri perché erano le 25 canzoni scelte, è il primo lavoro fatto da me, lo sapete, parte veramente dal primo di settembre, prima con i giovani e quasi contemporaneamente con appunto i Bidi in Gara, e per me era importante avere la risposta da parte del pubblico sui 25 brani in gara, che sono ovviamente la parte, come dire, essenziale del Festival di Sanremo, che è il Festival della Canzone Italiana. Sono felicissimo, sono state tre serate importanti, io ringrazio tutti gli artisti, perché poi le serate importanti diventano importanti grazie a chi sale su quel palco, quindi ringrazio veramente gli artisti, i 25 cantanti in gara, gli ospiti che hanno messo entusiasmo, collaborazione, perché anche un'ospitata, anche un intervento che sia Roberto Saviano, Cesare Comunini, è condiviso, è pensato, è voluto, e c'è stato da parte di tutti gli artisti una grandissima collaborazione, un grandissimo entusiasmo, tutti con il desiderio di portare il meglio sul palco dell'Ariston. Quindi sono tre serate in cui, ripeto, tutti coloro che sono saliti hanno dato il massimo. C'è un clima molto bello, c'è un grande gruppo, e così sarà anche questa sera e domani sera. Ringrazio Maria Chiara Giannetta, che è un'attrice bravissima, una ragazza, devo dire, che ho imparato a conoscere da recente, insomma, come attrice già la conoscevo, ma personalmente l'ho dichiarato ai soliti ignoti. Io mi lascio guidare dall'istinto, dalle sensazioni. Nessuna delle cinque protagoniste del festival era una mia, come dire, o vecchia conoscenza o amico, o ho lavorato tanti anni, erano quasi per me delle scoperte, ma mi sono lasciato guidare da quello che percepivo da ognuna di loro. E quindi Maria Chiara l'ho conosciuta venendo a giocare ai soliti ignoti per la promozione di Blanca, e mi è piaciuta al di là della sua bravura, va bene, insomma, è una ragazza che mi piace come si pone, mi piace il suo sorriso, piace molto alla gente, e io credo che sarà felice. Io so già, c'è una grande attesa per lei, dico sempre, e credo che sia un complimento, perché io lo recepisco come un complimento quando me lo dicono, l'attrice della porta accanto, cioè è la tua amica che però dici: caspita quanto è brava. Ecco, questo io gli auguro di divertirsi, che è la cosa chiaramente più importante per tutti noi, e poi questa sera, e chiudo, è una serata altrettanto importante che quella delle cose. E hanno scelto, devo dire, tenendo l'idea di questi anni 60, 70, 80 e l'ho allargata sul finale 90, perché qualcuno, qualche cantante in gara mi aveva chiesto se poteva fare qualche brano degli anni 90, e perché no, però insomma sono 40 anni particolari, la storia che ci appartiene, e tutti portano delle canzoni veramente una più bella dell'altra. Voterete voi, percentuale, tutte le tre componenti, praticamente la sala stampa, la demoscopica e il televoto. Quindi buon lavoro, buon divertimento, e grazie veramente a tutti.